servire la Santa Sede secondo lo spirito di Don Giovanni Bosco, guardando ai giovani e formandoli attraverso uno stile aperto e familiare. È quanto i Salesiani, ultimi di tanti ordini religiosi ad arrivare in Vaticano, offrono da 80 anni, cioè dal loro arrivo nell'agosto del 1937, chiamati da Papa Pio XI, il pontefice che aveva conosciuto e apprezzato in vita Don Bosco. Fu lui a proclamarlo santo il 1 aprile del 1934, giorno di Pasqua. Ai Salesiani spetta il compito oggi di occuparsi della tipografia vaticana e quindi anche del giornale ufficiale della Santa Sede, l'Osservatore Romano, e del servizio fotografico. Don Sergio Pellini è dal 2012 il direttore generale della tipografia vaticana, nata all'incirca nel 1500 con Pio IV e uno dei 5 Salesiani che offrono il loro servizio alla Santa Sede. Non solo con un semplice servizio, ma un servizio qualificato. Cioè riteniamo che fare bene quello che uno deve fare con competenza, con professionalità, sia innanzitutto un elemento da non perdere, ma anzi da educare e da formare costantemente. Quindi il nostro carisma si incarna proprio in una azione educativa e professionale dove naturalmente non si ferma semplicemente, diciamo così, alle competenze, ma cerca poi di elevare, di portare a Dio, se no non avrebbe senso anche il nostro essere qui in una realtà lavorativa. Ecco, questo lo potrebbero fare tante altre persone, ma come religiosi non ci dobbiamo dimenticare di essere innanzitutto degli uomini di Dio che devono portare i propri fratelli, gestendo la propria attività lavorativa, le proprie mansioni, le proprie doti, a Dio. Oltre a stampare gli atti pontifici e documenti ufficiali dei vari dicasteri e uffici della Santa Sede, la tipografia vaticana svolge un lavoro certosino di controllo sulle pubblicazioni d'arte dei musei vaticani e per la Biblioteca Apostolica Vaticana. Accanto alla stampa digitale non va trascurato l'impegno di veri e propri artigiani che con dedizione rileggono a mano i libri, preparano tra l'altro cartelle particolari rivestite in tessuto ed anche i messali per i viaggi del Papa. Dalle 4 del pomeriggio si provvede a stampare l'Osservatore Romano e subito dopo si è pronti per la spedizione. Sono 70 dipendenti con un'età media di 45 anni, tra di loro anche alcuni giovani con compiti importanti e diversi allievi dei Salesiani, cresciuti alla scuola di Don Bosco. Cerchiamo di fare un cammino proprio di integrazione e di completezza proprio anche della loro attività, della loro formazione, attraverso anche degli incontri che noi mensilmente facciamo di formazione e di informazione per educare alla corresponsabilità ma anche alla competenza e a una professionalità che abbia dei valori etici e che abbia soprattutto anche una coerenza di vita. Certamente i giovani per noi sono un po' i prediletti perché su di loro dobbiamo contare anche per il futuro e naturalmente cerchiamo anche di valorizzare le competenze dei giovani, specialmente nell'ambito digitale. Oggi ci si sta aprendo sempre di più anche con la nuova realtà nell'ambito digitale. Cercheremo proprio di favorirli in questo e di dare loro possibilità di costruire un loro futuro attraverso anche delle doti messe in atto proprio in quest'opera. Il futuro per i Salesiani in Vaticano è legato alla riforma dei media vaticani, inseriti oggi nella Segreteria per la Comunicazione. Nuovi traguardi da raggiungere con lo stesso spirito di apertura proprio dei figli di Don Bosco.